l'euro, il sistema europeo si è dimostrato. La domanda è stata molto lunga, la mia risposta sarà molto più breve. E cioè, onestamente ritengo altamente improbabile, se non praticamente impossibile, che possa esserci un altro italiano oltre Mario Draghi, che è il presidente della BCE. Le critiche che più vengono rivolte è quella di essere un'istituzione comunque lontana dal sentire comune. Recentemente i risultati di una ricerca condotta frutto di incontri con i cittadini. E tirare le conseguenze di questi cambiamenti. Oggi abbiamo dentro l'Unione Europea un percorso che vede tre istituzioni, il Consiglio, la Commissione e il Parlamento, che hanno visto crescere. Lei è uno di quei politici che hanno sempre mostrato sensibilità e hanno sempre difeso le istituzioni. Secondo lei, lei ha un'idea? Quale può essere uno strumento ai cittadini, cioè il fatto che sia un'istituzione realmente utile ai cittadini? Ma secondo me questo alla fine di tutti è il punto chiave, cioè noi dobbiamo partire dal sapere che c'è un grande problema oggi di... Parla anche da tempo dell'esigenza. Gli Stati Uniti però sono riusciti ad affrontare velocemente, 9-10 mesi, un anno al massimo. Di popolarità dell'Europa. E dobbiamo fare in modo che i primi passi di questa legislatura che viene siano passi che vanno nella direzione di recupero di popolarità.